Civalli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi. Sì, ma non devi fare il pelendrone di merda, allora! Pronto? Pronto? Sì? Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet. Sì, mi dica. La disturbo? No, no, per parlare. Perfetto. Allora, ascolti, lei sa che ci sono le elezioni regionali il 31 maggio? Sì. Ecco, noi abbiamo trovato una collaborazione, finalmente, noi della Conservigi, col partito la Lega delle Cime di Rapa. Scusate, in pratica lei starebbe, intanto guarda, gli dico subito che per gli spostamenti può stare tranquillo, perché la veniamo a prendere noi con il nostro incaricato. Dobbiamo ancora capire se metterla tipo dietro un angolo o comunque in una delle zone meno visibili, diciamo, della via della scuola, no? Riconoscerà il nostro autista, perché c'ha un Alfa 164 marrone, presente? Ecco, la riconosce che dietro c'ha tipo dei fori di pallottole? Ecco. Nelle portiere posteriori. Vabbè, scusami, il lavoro da svolgere quale sarebbe? Vabbè, il lavoro da svolgere in sé, praticamente lei starà fuori dalle scuole e cercherà di convincere le persone che passano per votare il partito, appunto, nostro, no? Quindi in pratica le spiego. Lei le passa una persona che va a votare? Lei lo ferma e le dice: ascolta, ti va di votare in cambio di 50 euro? No. Quindi se la persona non dovesse accettare, allora lì lo vai a comunicare ai collaboratori tuoi che sono lì, che sono Salvatore lo spezzabraccio e Gianni lo Skinez. Quindi vai tranquillo che se qualcuno fa storici pensano loro. Se loro dovessero invece accettare, gli chiedi in cambio la foto della scheda elettorale con la X sul nostro logo. Guarda, onestamente, il logo si riconosce perché è facilissimo. È tipo il logo del vecchio Partito Comunista, hai presente? Sì, lo conosco, sì. Ecco, solo che al posto di faccia e martello c'è proprio la faccia di tua moglie con due c***i in bocca. No. Con tua sorella insieme, no? Bravo. Vedi che hai tempo da perdere, coglione di merda. Se riesco a rintracciare la telefonata, che sono della questura, riesco a rintracciare la telefonata, ti faciio un culo perché non capisci. Ti pentirei di questa telefonata. Vabbè, senti, se come stemma del partito usiamo il tuo buco del c***o. No. Vaffanculo, a te, tua moglie e tua sorella. Ma guarda, sto pelandrone di merda, va.